Salve a tutti, siete sul mio canale Il Gomitolo di Yari. In questo video volevo farvi vedere su questo piccolo campioncino come chiudere le maglie. Allora, partiamo subito da questo punto. Ora, io qui ho lavorato la maglia rasata, quindi un ferro diritto, un ferro rovescio, e ora devo chiudere le maglie. Come chiudiamo? Io chiudo in questo modo. La prima la maglia la passo senza lavorarla. La seconda la lavoro a diritto. Dopodiché la prima che ho passato la accavallo sulla precedente. Poi lavoro la successiva a diritto. E a cavallo quella che ho lavorato prima. Di nuovo lavoro un'altra maglia e a cavallo questa sull'altra lavorata. E continuo in questo modo fino alla fine del ferro. Lavoro questa a diritto e poi questa che ho già lavorato e ho chiuso prima, la a cavallo. Di nuovo lavoro questa a diritto, poi a cavallo quella di prima. E così per tutto il ferro. Questo è il modo più semplice per chiudere le maglie. Vedete? Molto semplice. In questo modo si lavora fino alla fine del ferro e così avremo chiuso il nostro lavoro. In questo caso ho un piccolo campioncino da farvi vedere. Bene. E anche l'ultima la lavoro a diritto e chiudo. Poi tiro fuori il filo, questa parte la taglio, ora io non lo sto a tagliare, e tiro fuori e si chiude. Questo è quello che viene. Vedete, si forma questa treccia piccolina. Se non si stringe troppo mentre si chiude, è abbastanza elastico, non è proprio elastico tanto, però un pochino. Non bisognerebbe stringere troppo quando chiudete le maglie, vedete come si presenta? In questo modo, è abbastanza carino come si presenta. Quando abbiamo avviato, si presenta così, vedete, con questa piccola treccia che si nota a malapena, vedete? E poi quando abbiamo chiuso è leggermente più evidente. Ecco, questo è lavoro chiuso. È il modo più semplice che esiste per chiudere le maglie di un lavoro. Spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.